a Bergamo, qui all'Ice Lab, perché siamo stati invitati a vedere le finali di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Quindi siamo un po' emozionati. Ale, vieni con me, entriamo! Sono negativa! Qui dietro di me ci sono le prime 5 coppie che si stanno per esibire. Loro fanno danza sul ghiaccio e sono vestiti in base alla loro canzone e alla loro coreografia. Adesso inizia la prima coppia. Uguale. Che cosa stanno facendo? Io sono esperta, in pratica, visto che ora hanno pattinato con la neve, stanno praticamente sigillando tutti i buchi e poi passa lo zamboni o la zamboni? Lo zamboni, che è quello che c'è anche nei fumetti di Snoopy, che appiattisce il tutto. Comunque zia, secondo me faresti una bella figura anche tu lì, cioè ti ci vedrei. No, tu dici di no, Ale? No, sarebbe da buttarla dentro. Ecco, ed è in quel preciso momento, anzi aspetta, te lo faccio come se fosse un trailer. Ed è in quel preciso momento che mi si è accesa la lampadina. Entro la fine della giornata sarei riuscita a far andare Sabrina sul ghiaccio. La prima cosa da fare era chiedere aiuto ai miei due complici, Lorenzo e Edoardo. Ragazzi, ho bisogno di voi. Secondo voi c'è un modo per farla andare sul ghiaccio anche alla fine della gara? Vabbè, te conosci. Chiedi a Ondri, lui ha fatto le Olimpiadi. Sì? Secondo me lui... Ma ci sta dentro il tipo? Ci proviamo. Ci sta dentro un botte, cioè, sì. Beh, io vado a chiedergli. Sì, sì, io mi allora io mi sbatto, sì, e cerco un tipo, la tipa della federazione di prima, gli posso, sì, chiedere se hanno una tuta, una roba. Perché cosa la mettiamo in pista con la sua roba rosa e gialla? Ma chi era quella persona con cui dovevo parlare? Ve lo dico io, con questa voce strana. Due partecipazioni olimpiche. Ha partecipato a 8 campionati mondiali. Bronzo europeo, oro a Skate Canada. Il 7 volte campione italiano. Ondrej Odarek. E così, una volta coinvolto Ondrej, tutti i tasselli si sono uniti. Lorenzo ha trovato la tuta, la federazione ha trovato dei pattini. E tutto era confermato. Sabrina sarebbe finita sul ghiaccio. Allora, la giornata è finita. Grazie mille alla federazione per avermi invitato, anzi per averci invitato, perché è stato tutto super super figo. Ma la giornata non è ancora finita, anzi. La giornata non è ancora finita, no, anzi. Perché voglio presentarti una persona. Ah, va bene, ok. Vieni con me. Va bene. Ciao, buongiorno, ciao. Allora. Beh, noi possiamo, siamo tamponati. Sì. Sabrina. Ondrej. Ti svelo un segreto. Lui è quello che ti porterà sul ghiaccio. Quando? Ora. Sì, però dobbiamo vedere se qua il nostro capo ha i pattini per te. Misuriamo. Siete messi giangi d'accordo prima? Sì. Vediamo se ci sono i pattini. No, giù. Ma un po' vi odio. Ma io non so andare sui pattini. Ma ti insegna lui, non ma preoccuparti. Un bel 265. Wow! 265. Guarda qua. Non ho mai. Ma dai, no, ma è normale questo. Guarda che servizio qua. Wow! Scusa. Entro la fine della giornata sai fare un triplo toro o una cosa così, ho capito che si chiama. Bravo. Vedi? Hai azzeccato l'elemento. Vedi? Sì, sì. No, Lori, ma tu sei. Fai parte del piano? Sì, ho trovato un'altra cosa che ti diamo dopo, vai tranquilla. Sì, perché cosa vuoi mica andare in giro così? Bello, beh, la grazia male, del pattinaggio. No, è comodo. Non ti preoccupare, ti diamo anche l'altro, ti diamo. Ah, ok, meno male. Non devi pattinare su uno. Ok.
Quindi non è una gag, devo veramente pattinare. Certo. Ah, però. Hai capito? Rosa per te. Rosa tenda. Sei pronta? Pronta è un parolone. Io ho un problema però, Ido. Cioè, io non so pattinare. Alla peggio prendi una culata, non è che fai chissà. Ho capito, amore, ma qua stanno facendo i campionati italiani. Facciamo così, ti faccio parlare con due che sono fortissimi. Tengo dei consigli, non lo so, spiegatemi qualcosa. Non ho allora, paura. Ho i pattini. Prima te li metti, okay. Poi vediamo. Mettili, non ho paura. Ti giuro che me la paghi, te lo giuro. No, ti io giuro. Non vedo l'ora. No, Ale. Se tu cadi qui, è come se ti mettessi subito il ghiaccio praticamente. È vero. Ho portato Daniel, ecco qua. Allora, quando vai sul ghiaccio devi essere, non devi avere paura, devi andare rilassata, un passo alla volta, e fai come se cammini e con le punte vai col piano, okay. Piano. Bene. Non proprio sulle punte perché sennò cadi in avanti. Vieni con me. Guarda, è tutto a pennello. Che ridi? Perché ho paura, Lori. No, vai, vai. C'è scritto non entrare, non c'è scritto non entrare. A sinistra, la tua divisa! Vai, vestiti che dobbiamo iniziare, su. Ma signori, abbiamo la nuova promessa del pattinaggio su ghiaccio italiano. Sì, questa me la faccio. Mettiti cara. Pattini. Mettiti i pattini. Cara, te lo dico. Questa è la sala da letto. Le cose li proviamo prima qua. E poi dopo si fanno sul ghiaccio. Sollevamento è così. Aspetta, perché forse voi non avete capito. Lui mi vuole sollevare, certo. Non qui, ma là. Ma è ovvio. Con dei pattini addosso. Partiamo easy, braccio qua. Ok, adesso mi dai questa gamba. Ok, e da qua io ti sollevo. Io avrei già vomitato a questo punto. Sai cos'è il problema? Che in pista giri più veloce. Questo serve un sollevamento più basso, ok? Ok, sì. Poi possiamo fare uno sulla spalla, se vuoi provare. Sì, sì, ma facciamo, okay. facciamo allora, le cose come vanno fatte. Questo poi finisci a pancia sulla mia spalla, ok? Esatto, sì. L'anatropolo di 25, okay. No, tu le braccia non ti servono, guarda. Non ti servono? Guarda, non usarle. Così. Ecco qua. E adesso ti tiri su. Ma vero, la grazia di un sacco di patate, bravissima. Alla fine è sempre posa. Posa. Beh, ma qualcosa un po' più difficile? Cioè, tutto qui quello che facciamo? Ah, ricordati che in tutto questo hai delle armi mortali ai piedi. Dai, raga, non scherziamo, però. Sì, mi sembra la cosa migliore. Tu stai zitto che stai riprendendo. Che qua? Vuol dire che devo fare io così? No, tu fai sempre uguale. Quindi non indovino. Beh, ragazzi. Okay. Direi che basta, qui abbiamo fatto, andiamo là. Tutto vuoto. Andiamo a provare con i pattini, dai. Ok. Aiuto, non mi lasciare la Sì, facciamo una prova di velocità. Vediamo. Ah, beh. Vomito! Ok. Bravi. Forse non avete capito che sono scesa. Non sapevo dove ero, non capivo niente, vedevo luci strane. Non è ancora da escludere che succeda. Ehi. Signori e signori, la coppia composta da Ondra e Sabri. Bravi! Bravi! Posso farlo io, lo potete fare tutti. Andate a fare il pattinaggio artistico sul ghiaccio. Beh, lui non è male però, eh. Grazie, sei stato fantastico. Tornerò a trovarti così mi insegnerai qualcosa di ancora più difficile. Giusto.
Va faccio bene. Vedere cosa ti insegno la prossima volta. Vai, sì. Dai. Ale, guarda un po'. Sì. Vai, tocca a te, Sabri. Hai visto come si fa? Allora, ci riesci? Ti ridò i tuoi pattini. Okay. No, i pattini sono tuoi. Sono miei? Sì, 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 sì. Perché torni, hai detto che torni, quindi... Allora fatto... me li firmi. Così non so cosa dire, grazie. Allora, io direi che noi, cioè un po' più lui che io, ci siamo meritati un grandissimo like, quindi mettete like, iscrivetevi e ricordatevi che i suoi social sono qui sotto in descrizione. Io mi sono divertita tanto, amore, ciao e ci vediamo la prossima volta, va bene? Va bene, dovrò iniziare a pattinare, ho capito.